E siamo al focus oggi, il punto sulla sanità in Italia e in Campania. Allora, dottor Coriglioni, i bilanci della sanità non sono più sostenibili, si scrive, si legge, a causa dell'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, cui si aggiungono poi le gravi problematiche sul fabbisogno di personale dipendente e convenzionato, la cui carenza ha raggiunto un livello di criticità insostenibile. Lo ha detto qualche giorno fa Presidente dell'AIOP, dottor Coriglioni, quali sono i rischi maggiori, quali le chiavi indicate dalla Presidente dell'AIOP, Barbara Cittadini, per tentare di uscire da questa situazione? Sì, buongiorno a tutti naturalmente. Questo è avvenuto nell'ambito della presentazione che facciamo ogni anno di un volume sull'ospedalità, sia pubblica che privata, che ha sempre molto seguito. Sì. Gli allarmi, come lei diceva, sono parecchi, nel senso che per quello che riguarda l'aspetto del finanziamento del sistema sanitario nazionale, il problema è che noi siamo in Europa, rispetto in percentuale al PIL, quella che spende meno per la sanità pubblica. Diciamo, in questo momento siamo intorno al 7,5%, mentre le regioni europee, tipo Francia, Germania, eccetera, sono con percentuali oltre l'8%, addirittura la Germania oltre il 9%. Ma la preoccupazione maggiore è il fatto che Ecco teoricamente, qui, questo è quello a cui si riferiva lei, questo è quello a cui mi riferivo, la spesa, esatto, il rapporto spesa sanitaria con il PIL, con il prodotto PIL. interno Ecco, lordo, vedete, la media europea è già di un punto superiore superiore a quella a quella italiana. italiana. Invece addirittura si passa a medie stratosferiche per gli altri paesi. Diciamo, i Certo. paesi che più spendono, che meglio spendono, sono la Francia, Sì, ma poi sì, ma anche paesi Lussemburgo. piccoli come il Belgio, eccetera. Quindi, ma la preoccupazione, a prescindere da questo dato che è fondamentale, c'è il discorso che prospetticamente questa percentuale dovrebbe addirittura diminuire, cioè dovrebbe diminuire di un punto, cioè dovremmo passare progressivamente al 6,5%. Quindi chiaramente c'è una grande preoccupazione, essendo noi, come in parte ricordava lei prima, in una fase purtroppo in cui i costi, pensiamo anche ai costi energetici, sono in aumento, ci si chiede appunto co come in realtà possiamo fare. Prego, dottore, Sì, voleva. no, volevo farle osservare, ecco, noi siamo quarti nella spesa in genere, decimi però per abitante. Già questo Esatto. come dire, ci fa capire che spendiamo male, Che insomma, i nostri mettiamo soldi. poche. Parliamoci chiaro, dottore, noi lo sappiamo tutti, fino ai governi precedenti, ma anche questo finora non ha fatto nulla, la fetta di spesa pubblica destinata alla sanità era quella dove, quando c'era un problema di crisi, pensavano di attingere soldi di là, e quindi negli anni si è andata sempre erodendo questa quantità di soldi messi a disposizione della sanità. Noi nel settore dell'accreditato, come lei sa, ancora scontiamo la normativa Monti, che prevede che la spesa per il privato accreditato debba diminuire ogni anno di almeno l'1%, cioè una cosa assurda. E qui è quello che spendiamo di tasca nostra. Esatto. Cioè spendiamo quasi il 30% di tasca nostra. Sì, Perché? sì. Perché la Cioè, sanità. giusto per spiegarlo al cittadino, cioè praticamente il discorso avviene che si utilizza una percentuale del PIL che viene normalmente finanziata almeno per il 50% dal gettito dell'IVA e poi da altre imposte. Su questa cifra viene distribuita poi anche alle varie regioni, e quindi quella è la spesa. Però
quello che si spende in sanità non è solo quello che mette il governo, come giustamente diceva lei, cioè quello che i tecnici chiamano spesa out of pocket, sì, cioè al di fuori delle tasche, che praticamente significa che sono soldi che spendono direttamente i cittadini per avere i servizi che magari... Come nel caso della diagnostica, poi ne parliamo tra poco, dopo il quinto giorno del mese e si esaurisce il budget. Purtroppo sì. Comunque ne parliamo tra poco. E quindi poi tutto questo in un paese che invecchia. Tutto questo in un paese che invecchia dove non si nasce più come prima. Esatto, quindi da una parte il fatto che non ci siano più tante nascite comporta un problema di gettito per la spesa pubblica, dall'altro lato invecchiando la popolazione ha sempre più bisogno di un ricorso alla sanità, perché anche chi vi parla c'ha una certa età e quindi è ovvio che col passare degli anni qualche problemino, speriamo sempre di poca entità, lo abbiamo. Ecco, pensiamo che non so se l'avete letto, allora noi oggi siamo circa 60 milioni, fra qualche anno saremo 53 milioni e mezzo, perderemo in qualche anno 7 milioni e mezzo di abitanti, perché? Perché invecchiamo, non nasciamo più come prima e c'è qualcuno che pensa che gli immigrati possano sostituire gli italiani. Guardi, giusto per fare una battuta, tanti anni fa, parlo del 1700, c'era uno studioso, Malthus, si chiamava questo, il quale invece fece una previsione esattamente opposta a quella che stiamo dicendo noi oggi, che poi non si è mai verificata, cioè lui diceva che le risorse, che la popolazione sarebbe aumentata talmente tanto questa previsione non si è avverata. Speriamo che le previsioni che facciamo oggi e di cui lei ha parlato non si avverino nella stessa maniera che i nostri figli, i nostri nipoti riprendano in qualche modo ad avere figli. A generare, diciamo. Sì, certo. Ecco, e veniamo a quello che avevamo accennato prima, qui abbiamo accennato, cioè il TAR Campania, come sapete, come si sa, ha detto no alla Regione Campania sui tetti di spesa, ritenendo non corretto il calcolo del budget per ognuno dei 700 laboratori di analisi e dei centri diagnostici accreditati. Come abbiamo detto altre volte, nel 2022 la Regione Campania aveva definito un modello che causava un esaurimento precoce già entro i primi 10 giorni, ma 10 giorni ad essere ottimisti, di ogni mese, che costringeva noi cittadini a pagare le analisi di laboratorio, insomma, l'esame del sangue, delle urine, non so, oppure una diagnostica, eccetera, eccetera, di tasca nostra, oppure a rinviare gli esami di laboratorio al mese successivo, o in molti casi, attenzione, addirittura a rinunciare a curarci. Come no? Ecco, secondo lei, dopo la mi pare che la Regione Campania ha di recente, forse proprio ieri mi pare, ha fatto un correttivo, ecco, che cosa sta succedendo? Il modello sarà rimesso in discussione o invece saranno solo ricalcolati i limiti di spesa sui criteri del reale fabbisogno per ogni laboratorio, per ogni cinesi, per evitare poi di restare a secco? Purtroppo penso che lei ha ragione, cioè nel senso che il modello resta, cioè perché dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale non è stato messo in discussione il modello, è stato messo in discussione il fatto che la Regione non ha, insomma, per dirla terra terra, non ha spiegato con completezza qual è il sistema con il quale ha calcolato i tetti di spesa per ciascun laboratorio, per ciascun erogatore Regione mi pare che ha fatto qualcosa nelle ultime ore. Sì, come lei accennava, nelle ultime ore c'è stata una delibera regionale che ha dichiarato che ci sono circa 8 milioni di euro che possono essere destinati al settore dei laboratori in particolare, che definisce un incentivo. Sì. Francamente non si capisce, almeno per il momento, che cosa vuol dire incentivo per cosa, se per il discorso delle aggregazioni, perché come lei sa i laboratori sono stati
due anni fa costretti ad aggregarsi tra di loro perché devono fare un minimo di almeno 100.000 prestazioni, quindi, quindi non è chiaro, però purtroppo per, diciamo, per noi nella veste dei cittadini non è cambiato nulla, perché questo discorso della mensilizzazione delle prestazioni rimane. Sì. Quindi tutti facciamo la corsa all'inizio del mese, come le diceva, si arriva praticamente al 10 del mese. Noi 5-6 mi dicono alcuni centri. Per esempio, 5-6 noi come casa di cura Salus, sia per il laboratorio di chimica clinica, perché per la medicina nucleare questo mese effettivamente siamo arrivati fino al 6. Sì, sì. Quindi purtroppo no, è un brutto fenomeno. Qual è l'effetto perverso? L'effetto perverso è che appunto i cittadini o pagano di tasca propria, ma quando si tratta di pagare diverse svariate centinaia di euro, lì si comincia un po'... Giustamente. Allora si rinvia al mese successivo. Addirittura c'è chi, e sono tantissimi oggi, rinunciano proprio a curarsi. Certo. Sì, e ma quindi... che un po' si aggiunge il discorso che abbiamo, lei e io abbiamo fatto qualche altra volta della pandemia, per cui si giudica che oltre che circa 500.000 di italiani hanno dovuto rinunciare alle cure, a quello si aggiunge questo e non siamo stati ancora, oggi che siamo all'inizio del 2023, in grado di recuperare questo gap di prestazioni che il cittadino non ha ricevuto ma che ha diritto ad avere. Ecco, comunque abbiamo detto una sanità sottofinanziata e che peggiora nel sottofinanziamento negli anni, come ha cominciato questo arretramento, è cominciato prima di Draghi, insomma. E allora qualcuno suggerisce di riportare un po' la sanità a un livello almeno accettabile, come si dice, destinando una parte di quanto si può recuperare dalla lotta all'evasione fiscale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Sono 120 miliardi, è la stima di quanto si evade in Italia, 120 miliardi. Secondo lei si può fare una cosa del genere? Lei lo ritiene, questo governo, che per questo governo fattibile? Guardi, io come si può fare, insomma? Io personalmente, per quanto riguarda la lotta all'evasione, che è ovvio che è una cosa giusta e sacrosanta, non ci credo tantissimo, per due motivi. Uno, perché chiaramente tutti tirano la giacchetta da questo punto di vista e ognuno vorrebbe questi 120 miliardi destinati ad altre cose. L'altro discorso è che non è sempre chiaro se quando parliamo di evasione parliamo di accertato o parliamo di effettivamente erogato, cioè spesso e volentieri le contestazioni che si fanno ai cittadini sono molto al di sopra di quanto effettivamente queste persone devono, per cui se la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate accerta 100, la verità è che nelle casse dello Stato entrano 30, quindi è tutto da vedere. Dico però, come lei mi invitava a dire, che secondo me i sistemi ci sono. Noi tanto per cominciare sappiamo che i due sistemi per quello che riguarda il finanziamento del pubblico e del privato accreditato sono diversi, cioè nel senso che il privato accreditato è pagato unicamente sulla base delle prestazioni che va ad erogare al cittadino, per il pubblico non è così, cioè sono ancora pagati a piedi lista. Sarebbe il caso di cominciare a controllare quella che è la spesa dei singoli ospedali, delle singole diagnostiche a capitale pubblico e cercare di portare, non subito, ma piano piano, nel corso magari di un triennio, la erogazione di quello che si dà a questi centri sulla base unicamente delle prestazioni rese, così come avviene per l'accreditato. Forse otterremo due cose: da una parte che il sistema pubblico nei confronti del cittadino sarà più efficiente, più rapido e sarà in condizione di dare più prestazioni. Dall'altro forse risparmiamo qualche cosina
di soldi, sì. Il che quindi non ci una farebbe nuova male. Regolazione del rapporto, esatto, pubblico-privato. Poi ci sono altre... che qualcuno invece continua a demonizzare, a criminalizzare, a non comprende, sì, invece. No, che... sì, ma infatti si dicono, sì, sciocchezze enormi, si dicono che il privato viene favorito, eccetera, eccetera, sì, il che non è vero, perché noi finanziamenti non ne possiamo avere, non c'è nessuna legge che ce li dà. Insomma, ripeto, per l'ennesima volta, noi siamo, sì, pagati per la quantità delle e qualità delle prestazioni che diamo. Insomma, non è pensabile, punto, un'Italia dove tutto è pubblico oppure tutto è privato. Ma questo non avviene. Occorre, come dire, devono godere pubblico e privato, però delle stesse regole. Il problema, dottore, il problema è proprio questo: le regole sono le stesse. È l'applicazione di quelle regole che non è stata che fatta, meno, in, certo, quel modo. Il governo Amato che fece queste regole lo fece proprio per questo, cioè per incentivare sia il pubblico che il privato a fare sempre meglio e a farlo a costi contenuti. Poi ci possono essere altri sistemi. Io quando ero presidente regionale della sezione sanità di Confindustria feci una proposta, cioè perché non verifichiamo e non pensiamo di vendere al privato tutte le parti strutturali, no, le parti immobiliari che sono delle aziende che non servono per il loro mestiere. Sì. Le devi pensare che l'ASL Salerno possiede più di 50 appartamenti a Napoli. Che cosa ne deve fare di questi, appunto, appartamenti? Certo, che, sì, credo sia anche complicato gestirli, voglio dire, non so neanche se riescono a prendere, sì, i fitti. Allora, meglio venderli al privato, che ne fa qualcosa di interessante e si fa cassa. Sì. Come questo ci possono essere probabilmente nelle pieghe dei bilanci tanti altri soldi che possiamo drenare. Fermo restando che il discorso principale diventa quello che lei diceva all'inizio, sì, il finanziamento, che sicuramente va ritoccato verso l'alto per portarci all'Europa. Bisogna trovare risorse, cioè, in maniera diversa. Anche da questo punto di vista... dico per l'ennesima volta che non ci dobbiamo dimenticare che tutta Europa funziona sul sistema sanitario su due gambe, una pubblica e una di un sistema privato accreditato, sì, dappertutto, in Francia, in Germania, in, sì, Irlanda, in Inghilterra, dappertutto è così. Perché noi ci dobbiamo ancora scandalizzare, sì, sì, certo, e fare ideologia, sì, su questi discorsi? Infatti è una interpretazione solo ideologica. Insomma, un sistema in cui il pubblico e il privato accreditato operano in modo virtuoso non può che essere un sistema che ha gli stessi vincoli e la stessa, come dire, libertà organizzativa. Certo. E poi la pluralità di attori nella sanità è importante, perché fa bene al sistema sanitario, perché crea quel po' di competizione, diciamo, sana. Sana, se non si creano quelle posizioni di vantaggio a cui faceva riferimento lei, e di favoritismi per chi considera invece la salute un mero business e non un bene pubblico. E io sono anche, lo dico tante volte, contrario. Detesto l'intramenia che si fa negli ospedali pubblici, è una offesa alla Costituzione, perché a tutti deve essere garantita l'assistenza pubblica senza favoritismi, e il personale medico, i medici e gli infermieri devono essere pagati meglio, perché sono pagati il 30-40% in meno rispetto a paesi che sono a due passi da noi.